sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Buonasera, grazie per essere qui. Abbiamo una novità. Dopo qualche tempo abbiamo realizzato, in collaborazione con un'agenzia di comunicazione del territorio, sono anche un po' milanese, ma glielo perdoniamo, sono ragazzi molto giovani e molto preparati su queste tecnologie moderne. E appunto io ringrazio questi ragazzi che ci hanno accompagnato insieme a Paolo Linuno Giugno, che cura, come sapete, l'aggiornamento del sito e i contenuti del sito. Questi mesi sono stati, dall'inizio del campionato, sono stati dedicati a sviluppare questo nuovo sito, che servirà per avere un rapporto migliore nei confronti dei nostri tifosi, dei nostri sponsor, della comunità diretta. Adesso lascio la parola a Luca di Vision Lab, che è l'agenzia che ci aiuta nella comunicazione e nello sviluppo del sito. Esatto. Grazie mille Gaetano, grazie a tutti quanti. Io dico giusto due parole, sarò brevissimo. Come Vision Lab ovviamente volevamo esprimere gratitudine verso la Calcio Lecco, verso Gaetano, verso Paolo che ci hanno seguito in questi mesi. Si è spento il televisore, abbiamo spento il televisore. Va bene, ottimo inizio, va bene. Intanto io volevo appunto... dire che noi siamo molto contenti, siamo stati molto contenti di poter collaborare con una realtà del territorio, come noi appunto con qualche infiltrazione milanese, e è stato un progetto sfidante, è durato qualche mese, ma personalmente, e credo di poter parlare a nome di tutta Vision Lab e spero anche della Calcio Lecco, siamo molto fieri del risultato finale. È un risultato che è arrivato grazie a un lavoro di gruppo, di squadra, che è pensato appunto per la Calcio Lecco e per i suoi tifosi. Se Alex vuoi andare tu? Abbiamo riprogettato il sito partendo da zero, portandolo a un livello che si può permettere di classificarsi come una serie B, e questo sito consentirà di semplificare il rapporto tra la società e i suoi tifosi, semplificando quindi sia la parte di comunicazione da parte della Calcio Lecco, come le prossime partite, le ultime news e gli aggiornamenti della squadra, sia anche per i tifosi, semplificando quindi la possibilità di ottenere le ultime notizie, acquistare i biglietti, acquistare il merchandise ufficiale come le maglie prodotte in collaborazione con l'EGA e avere tutte le informazioni per quanto riguarda le campagne abbonamenti, le ultime videoconferenze stampa, per cui immagino finirà anche questa, e in sostanza riuscire ad avere un portale a tutto tondo dal quale poter reperire tutte le informazioni necessarie e a cui tengono della propria squadra del cuore. I colori, come vedete, richiamano l'identità della Calcio Lecco e abbiamo cercato di includere l'identità e la storia della società in tutte le parti del sito. Aggiungerei giusto soltanto, abbiamo pensato anche a una pagina, ovviamente su suggerimento della società stessa, da poter visualizzare e far vedere durante la partita, in modo da poter dare le informazioni in tempo reale all'interno dell'area, una prima fase, un'area ospitale, un schermo dove verranno, questo sito prende i dati da banche dati in modo automatico, quindi classifica, statistiche, risultati dagli altri campi. In una prima fase in sala ospitality ci saranno degli schermi per cui gli ospiti appunto potranno vedere la situazione dagli altri campi e la classifica eccetera eccetera. Tempo permettendo riusciremo anche a allargare altri spazi dello stadio, dei punti informativi dove appunto in tempo reale il sito trasmetterà i dati che avevo detto poc'anzi. Una cosa secondo me molto interessante e simpatica, perché ti fa vivere in tempo reale anche il campionato stesso. E appunto è tutto sicuramente multipiattaforma, responsivo, tutte queste nuove tecnologie, ma si aggiorna in tempo reale prendendo i dati da banche dati ufficiali che ci hanno messo a disposizione quelli della Lega. Quindi
assolutamente molto completo rispetto a quello che avevamo prima, mi sembra più funzionale e secondo me sarà un ottimo canale di comunicazione per la società verso il nostro pubblico e viceversa, perché ci sono tutti i moduli di comunicazione che permetteranno ai tifosi di segnalarci il loro pensiero attraverso appunto il nostro sito e avere un rapporto più diretto con i nostri sostenitori e diciamo, la comunità in generale della provincia di Lecco. Si potranno anche comprare i biglietti sì. appunto sui nostri siti direttamente dal sito. E se avete delle domande a proposito, sì, dei dati relativi specificamente alla calcio, quindi che non attengono globalmente alla serie B KT, chi materialmente li seguono? L'aggiornamento del sito è Paolo Giugno di Muno, naturalmente, e la parte che voi vedete anche nella cartella stampa dei dati viene presa automaticamente dal sito, quindi la classifica, le statistiche, eccetera, eccetera. È la stessa base dati che noi estrapoliamo prima della partita e dopo la partita e rilasciamo la stampa. In questo caso classifica, punteggi, eccetera, eccetera, viene aggiornato in tempo reale, che è il fornitore ufficiale della Lega che ci gira il servizio. Esatto, ci siamo interfacciati anche con questa struttura. Ha fatto il software che dialoga con questo server, appunto, dove ci sono questi dati qua. Questo per quanto riguarda i dati automatici. Per quanto riguarda invece la comunicazione, Paolo Giugno, che appunto insieme al fotografo, il videomaker e tutto lo staff che c'è dietro, creano i contenuti che non sono quelli automatici, sono quelli che carichiamo, come le conferenze stampa, come le notizie, nuovi giocatori, eccetera, eccetera. Quindi la parte diciamo discorsiva è a carico di Paolo. C'è una sezione relativa alla storia del club, ci sono anche queste chicche, insomma. Sì, assolutamente sì, abbiamo sia una parte di storia dove viene appunto raccontata tutta la storia della Calcio Lecco e del club e una sezione invece più di palmarès dove invece appunto vengono riportati i risultati effettivi della squadra. Quindi abbiamo diviso un po' le due cose anche per dare una certa importanza al palmarès e non perderlo all'interno della storia. Che speriamo di aggiornare in fretta. Molto aggiorniamo lo stadio, la capienza qual è indicata. Poi c'è anche la sezione stadio. Sì, ci sono tutte le informazioni relative a come raggiungere lo stadio. E lo shop è interno? Porta per il momento porta al sito di Regia. Al momento sì. Però volete... adesso un po' la volta. Lato. Come voi sapete siamo impegnati su diversi fronti, quindi... dobbiamo organizzare le nostre risorse in modo più corretto. Lato nostro, ovviamente lato nostro è questo è un punto di partenza, non un punto d'arrivo per me, però cioè, sicuramente nel programma che ci siamo fatti insieme ai ragazzi che sono noi facciamo delle proposte, ma anche loro sono assolutamente una cucina di idee, ci propongono sempre cose sempre più sfidanti, importanti. Sicuramente ci vuole tempo, ci vogliono risorse. Una di queste idee è anche creare appunto il nostro shop online, che però non è solo fare lo shop, ma è gestire poi tutta la logistica, la spedizione, cioè l'esing, è una roba che possiamo, ha bisogno di una struttura. Ha bisogno di una struttura, non vogliamo fare delle cose, vogliamo fare le cose fatte bene, quindi lo faremo quando saremo in grado di gestire poi tutta la parte anche logistica. L'obiettivo è anche interagire sempre in modo più completo con i tifosi, come avete detto prima, che sia forse la chiave di lettura anche di questo sito. Sicuramente. Sia proprio dal punto di vista strutturale e della grafica, che è secondo me assolutamente migliorativo rispetto a quello che eravamo prima, ma anche proprio un rapporto più profondo con i nostri tifosi, con la realtà che possono fare l'anello di congiunzione se vogliamo. Assolutamente. Abbiamo altre idee che adesso in questo momento sono diciamo embrionali, appunto per aumentare quelli che sono capaci di engagement nei confronti dei nostri tifosi, insomma. Però, questo mi sembra già una buona base di partenza. Abbiamo progettato pensando appunto dal punto di vista dei tifosi come vogliono e hanno bisogno di interagire con la società e dal punto di vista della società come può interagire con i tifosi. Anzi, per quanto riguarda la storia, se voi che siete dei media avete dei contenuti, delle fotografie che magari non erano nel nostro archivio e ce le volete donare, noi siamo dei volentieri, le ricarichiamo, insomma,
qualche foto simpatica del passato che non erano i nostri archivi, siamo disponibili assolutamente a caricare. È anche un mezzo di comunicazione con voi, insomma, perché noi qua ci sono tutte le nostre informazioni, statistiche, eccetera, eccetera.